Vaccino Covid in gravidanza e allattamento. Uno dei temi che hanno maggiormente tenuto banco in questi 2 anni di pandemia è stata la vaccinazione contro il Covid nelle donne in gravidanza. È una scelta opportuna e priva di rischi? In che età gestazionale va effettuata? E soprattutto, protegge anche il nascituro? Di questo e altro parliamo con la dottoressa Serena Donati, direttore del reparto salute della donna e dell'età evolutiva, Centro Nazionale per la Prevenzione delle Malattie e la Promozione della Salute, Istituto Superiore di Sanità. Allora, per quanto riguarda la vaccinazione contro il Covid-19 in gravidanza, mi piacerebbe riuscire a spiegare come un'agenzia di salute pubblica come l'Istituto Superiore di Sanità, ma anche un'agenzia regolatoria come l'AIFA, il Ministero della Salute, come le istituzioni approcciano il problema di definire quali sono le raccomandazioni per questo genere di vaccinazioni. Noi ci concentriamo sulla vaccinazione in gravidanza e poi parleremo anche della vaccinazione durante l'allattamento. Allora, essenzialmente le domande che ci si pone e ce le siamo posti prima che il vaccino fosse disponibile, perché sapevamo che di lì a poco sarebbe stato commercializzato, riguardavano da un lato qual è l'efficacia e qual è la sicurezza di questo vaccino in gravidanza e in allattamento, cioè quanto questo vaccino ci protegge dal contrarre l'infezione, ma anche dal prendere magari una malattia grave da Covid, perché è diversa, l'infezione può essere asintomatica o può anche causare una malattia più o meno grave. E poi quanto il vaccino è sicuro, abbiamo detto, cioè comporta dei rischi per la mamma, per il nascituro, per il neonato, e effetti collaterali diversi da quella della popolazione generale. Quindi la prima cosa da fare è studiare tutta la letteratura e le evidenze scientifiche disponibili per comprendere quale sia appunto l'efficacia del vaccino in gravidanza e in allattamento. Al lato di questo però bisogna porsi anche altre domande per prendere una decisione di salute pubblica che riguarda l'intera popolazione. Quindi ci dobbiamo chiedere anche quanto questa malattia possa determinare dei danni alla mamma e al nascituro, perché se così non fosse, forse l'indicazione sarebbe diversa. Quindi cosa sappiamo su come si comporta questo virus durante la gravidanza e durante l'allattamento? E questo è un altro aspetto da tenere in considerazione. Il terzo aspetto da tenere in considerazione è: siamo in grado, alla luce delle evidenze scientifiche disponibili, di definire quali sono le categorie a maggior rischio di avere una malattia grave o di contrarre con maggiore facilità questa infezione? Quindi anche questo è un aspetto molto importante che dobbiamo studiare prima di prendere una decisione su quale sarà la raccomandazione. L'ultimo aspetto che occorre tenere in considerazione riguarda invece il virus stesso. Noi abbiamo visto come il virus è mutato nel tempo, sono tutti uguali queste varianti, comportano dei maggiori rischi per le donne in gravidanza e in allattamento, e anche qual è la copertura della vaccinazione della popolazione? Perché è chiaro che se abbiamo una popolazione completamente vaccinata, il rischio di circolazione del virus, come abbiamo imparato a nostre spese in questi mesi, vediamo che diminuisce. Quindi tutti questi elementi sono dei tasselli di un puzzle complicato che va composto per arrivare a dire, in termini di salute pubblica, quindi per l'intera popolazione, in questo caso delle donne in gravidanza e in allattamento italiane, quali sono le indicazioni più appropriate. E l'altra cosa che voglio premettere prima di entrare nel dettaglio di questi aspetti e poi arrivare a capire come sono state formulate le raccomandazioni è che questo ragionamento, questo puzzle, va composto, scomposto e ricomposto più volte in maniera molto dinamica, flessibile, perché questi aspetti chiaramente possono cambiare, le nostre conoscenze si accrescono, abbiamo informazioni nuove, il virus muta, la copertura vaccinale cambia, cresce, quindi vedete come è un'operazione complessa che richiede di essere gestita in continuum nel tempo. Allora, su questi 4 aspetti che abbiamo detto che sono i capisaldi per decidere come raccomandare la vaccinazione in gravidanza e allattamento, vediamo che cosa sappiamo e cerchiamo anche di delineare il percorso, nel senso che quello che sappiamo oggi non è quello che sapevamo quando sono stati commercializzati i vaccini. Avevamo molte informazioni in meno rispetto ad oggi, e quindi vedremo come anche le indicazioni alla vaccinazione abbiano subito una modifica nel tempo, proprio perché ci arricchivamo di competenze e di conoscenze del tempo. Allora, quando la vaccinazione è stata messa in commercio, parliamo della fine del 2020, nel dicembre, il problema era appunto dare un'indicazione anche per le donne in gravidanza e in allattamento. Perché era un problema? Perché purtroppo gli studi che hanno valutato l'efficacia e la sicurezza di questi vaccini non hanno incluso le donne in gravidanza e in allattamento.
Quindi, mentre, come ci ricordiamo, le autorità sanitarie ci dicevano che il vaccino era efficace al 70-90% per questa, per quella popolazione, i soggetti a maggior rischio erano questi, erano quelli, delle donne in gravidanza e in allattamento noi non avevamo nessun dato, se non dati indiretti che venivano dagli studi sugli animali, che ci rassicuravano, perché ci dicevano che questi vaccini a mRNA erano sicuri ed efficaci, dalle conoscenze che noi abbiamo circa il fatto che i vaccini in gravidanza sono immunogenici, cioè producono una risposta anticorpale, quindi proteggono la donna che si vaccina, però in generale, non specificamente sul vaccino contro il Covid. Poi avevamo qualche dato dai trial in cui le donne non erano state inserite, ma come sempre accade, alcune di loro che partecipavano alla sperimentazione sono rimaste incinta senza accorgersene durante questo percorso. E quindi qualche centinaio di donne che è rimasto incinta durante la validazione dei vaccini l'abbiamo avuta, però non era un numero sufficiente per poter avere conoscenze sufficientemente robuste che ci permettessero di dire tranquillamente vaccinatevi tutte le donne in gravidanza con questo vaccino. Questo è il motivo per cui a gennaio, quando sono uscite le prime indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità, che sono state poi fatte proprie anche dal Ministero della Salute e dall'AIFA, la raccomandazione non è stata quella di vaccinare tutte le donne in gravidanza, ma è stata quella di dire: in questo momento le donne in gravidanza, visto che non abbiamo dati certi sull'efficacia e la sicurezza del vaccino, non sono un target prioritario della vaccinazione, quindi non c'era una pressione a vaccinarle tutte, proprio perché volevamo raccogliere maggiori informazioni. Ma c'era una clausola che diceva ogni donna che desideri vaccinarsi o le donne a rischio, adesso vedremo quali sono, devono invece fare un colloquio con il loro medico di riferimento per valutare i costi e benefici individualmente, quindi ogni singola donna in base alla sua storia, e laddove i benefici siano maggiori dei rischi procedere con la vaccinazione. Questa è stata la prima indicazione, che si basava sull'indisponibilità di dati relativi all'efficacia e alla sicurezza del vaccino e sui dati che noi avevamo relativi anche alla malattia. Da dove li abbiamo presi questi dati? L'Istituto Superiore di Sanità, a febbraio del 2020, quando è iniziata la circolazione del vaccino in Italia, ha pensato che era importante raccogliere i dati su tutte le donne che entravano in gravidanza, per sapere qualcosa, essendo consapevole che poco avremmo anche saputo dai trial, perché le donne non erano state incluse. E quindi abbiamo iniziato uno studio prospettico, cioè che prevedeva la raccolta dei dati di tutte le donne in gravidanza che si ricoveravano in ospedale o passavano comunque per un presidio sanitario, un ospedale italiano, quindi tutto il paese è stato coinvolto, tutti i centri nascita del paese sono stati coinvolti, dove i professionisti sono stati invitati a segnalare i dati clinici relativi a ogni donna che si ricoverava o perché affetta dal Covid in gravidanza o perché pur affetta non aveva complicazioni ma doveva partorire, per esempio. Quindi abbiamo raccolto la storia di oltre 5.000 donne dal 25 febbraio del 2020, che è stato il primo caso ostetrico registrato in Italia, al 30 giugno del 2021. 18 mesi di raccolta dati, con un grande sforzo da parte di tutti i ginecologi italiani che hanno segnalato una scheda che raccoglieva tutti i dati per ogni singola donna che entrava in ospedale con un test positivo al SARS-CoV-2. Allora, questo studio ci ha permesso di avere nel tempo dati che ci hanno aiutato a capire come è andata questa malattia in gravidanza. E abbiamo scoperto che il 64% delle donne dell'intera coorte erano asintomatiche quando hanno fatto il test. Vi ricordate il problema appunto di fare i test a tutta la popolazione per scoprire anche quelli che erano asintomatici ma che erano entrati in contatto col virus? Noi quindi abbiamo una coorte completa, perché i test in gravidanza alle donne che si ricoveravano in ospedale sono stati iniziati a fare verso la fine di aprile a tappeto a tutte le donne di routine. Quindi è una popolazione molto ben studiata. E da questa popolazione abbiamo scoperto che circa il 12% di queste donne faceva una polmonite da Covid, di queste solo poche erano polmoniti gravi, e il 3% dell'intera coorte di donne che si ricoverava in gravidanza con un test positivo al SARS-CoV-2 ha avuto bisogno di un ricovero in terapia intensiva e di un supporto ventilatorio invasivo, quindi è stata molto male, come quei casi che ci descrivevano nella popolazione generale, che riguardavano prevalentemente le persone anziane, fragili, eccetera. E quindi diciamo che questo virus, rispetto ai precedenti virus respiratori sui quali
abbiamo avuto dei risultati drammatici per mamme e bambine, pensate alla SARS-1, alla MERS, all'H1N1 che hanno colpito veramente molto duramente mamme e bambini, questo virus si è comportato in maniera più generosa, eravamo molto spaventati e ci siamo un po' ricreduti. È chiaro che questo non vuol dire che questo virus non faccia nulla in gravidanza, abbiamo detto un 3% di mamme si è dovuta ricoverare in terapia intensiva, alcune sono state intubate, sono dovute passare in ECMO, abbiamo avuto anche delle morti materne, quindi comunque è una malattia che può colpire in maniera grave, ma per fortuna i numeri percentualmente sono bassi. Questo è quello che abbiamo imparato e che ci aiutava poi a bilanciare l'indicazione alla vaccinazione. Avevamo detto prima, ma individualmente ci sono dei soggetti che sono a maggior rischio di prendere questa malattia, di svilupparla in maniera grave? Anche questo lo studio ci ha dato la possibilità di studiarlo e di rispondere. Abbiamo risposto come ha risposto tutto il mondo. È stato facile identificare le donne a rischio. Sono le donne che hanno precedenti storie di malattie croniche, per esempio la pressione alta del sangue, il diabete, le malattie autoimmuni. Sono le donne che hanno un problema di obesità, sono le donne che hanno un'età avanzata, sia sopra i 30 ma in particolar modo sopra i 35 anni in gravidanza, e sono le donne che provengono dai paesi a forte pressione migratoria, dai paesi del sud del mondo. Questo è l'identikit dei soggetti a rischio. Per loro la vaccinazione è sempre stata una priorità e i professionisti hanno sempre detto alle donne con questi fattori di rischio: considerate la vaccinazione perché è importante, perché vi potete proteggere dalla malattia grave. Queste sono le donne che hanno il rischio di avere una malattia grave. Poi abbiamo le donne che hanno il rischio di contrarre l'infezione più facilmente. Chi sono? Sono quelle che sono esposte a luoghi, per esempio professionali, dove circola molto il virus. Pensate alle professioniste sanitarie che vanno in ospedale tutti i giorni e che quindi entrano in un ambiente in cui la circolazione del virus è maggiore e quindi sono a maggior rischio. Per queste categorie, dalle prime indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità, si è detto valutate, perché voi avete un rischio aumentato di malattia, avete un rischio aumentato di malattia grave, e quindi per voi la vaccinazione, anche ora che non la possiamo raccomandare a tutti, è indicata. Poi, a distanza di diversi mesi, a settembre del 2021, è uscita una nuova raccomandazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità, nuove indicazioni che sono state fatte proprie anche in questa occasione dal Ministero della Salute. E queste indicazioni dicevano, al contrario delle prime, indichiamo la vaccinazione per tutte le donne in gravidanza e in allattamento. Quindi non c'era più questa riserva solo alla categoria a rischio di donne di malattia grave, ma si estendeva a tutte. Perché? Cosa era cambiato? Da un lato avevamo finalmente maggiori informazioni sull'efficacia e la sicurezza di questo vaccino. Da cosa ci venivano? Non da un trial, dai trial famosi all'inizio per permettere di commercializzare il vaccino, ma venivano dalla vita reale, cioè a livello globale, nell'intero mondo, tante donne si sottoponevano alla vaccinazione, sia quelle a rischio che quelle non a rischio. Secondo le indicazioni dei diversi paesi, si erano comunque accumulate informazioni su centinaia di migliaia di donne che avevano fatto il vaccino in gravidanza e ci dicevano che il vaccino era protettivo, come lo era nelle donne non in gravidanza, quindi si producono anticorpi per difendersi dalla malattia e si ha quella protezione che oggi sappiamo essere molto importante e che ci sta permettendo di uscire da questa pandemia, speriamo rapidamente. E si sapeva anche che tutti gli effetti collaterali che venivano segnalati nei paesi che hanno sistemi di sorveglianza, per cui tutti gli eventi avversi vengono segnalati all'agenzia regolatoria in modo da raccoglierli, studiarli e definirli, nelle donne in gravidanza sono risultati essere sovrapponibili a quelle delle donne non in gravidanza. Quindi non è che non ci sono effetti avversi, sappiamo che il vaccino comporta degli effetti avversi, ma per la gran parte sono effetti avversi minori: l'arrossamento, il gonfiore, il dolore nella sede dell'iniezione del vaccino, qualcuno sviluppa febbre, mal di testa, una sindrome simile influenzale il più delle volte, mentre le complicanze gravi sono estremamente rare, come sappiamo, anche se quando i numeri diventano molto grandi anche gli eventi rari compaiono e si percepiscono ovviamente. Ebbene sì, qualcosa stava cambiando, perché come vi ricorderete, dopo il virus originario, a marzo è iniziata a comparire la variante alfa e dopo la variante alfa, verso giugno, è iniziata a comparire la variante delta, che ci ha accompagnato per tutto l'autunno. Queste due varianti, al contrario del virus originario, dai dati del nostro studio, ma anche dai dati degli studi condotti in altri paesi, sia europei che extraeuropei, sono state più aggressive nei confronti delle donne in gravidanza e hanno determinato maggiori complicazioni materne. Allora, quando io vi dicevo
Complessivamente abbiamo avuto nell'intera coorte un 3%, considerate che nel periodo iniziale del virus originario questa percentuale era più bassa e durante il periodo in cui ha circolato la variante alfa e la variante delta si è triplicato il rischio di avere complicazioni gravi per la mamma, si è triplicato il rischio di eventi avversi che poi possono riguardare anche il feto, il neonato, perché quando la mamma sta male e ha delle complicazioni respiratorie importanti, spesso i ginecologi sono costretti a anticipare il parto e quindi si ha un parto pretermine, cioè il bambino nasce prima dell'epoca fisiologica per la nascita. Noi diciamo che il parto pretermine è dalle 37 settimane, prima delle 37 settimane. Quando i bambini nascono troppo presto possono avere delle complicazioni, vengono messi in incubatrice, devono essere assistiti, possono avere delle complicazioni che dipendono chiaramente da quanto è precoce questo parto. Quindi capite come aumentare il rischio delle complicazioni materne aumenta anche il rischio delle complicazioni neonatali. Del neonato non abbiamo ancora parlato, vi dico solo due cose. Un po' di questi neonati sono finiti in terapia intensiva, chiaramente, proprio perché nascevano pretermine, piccolini e bisognosi di assistenza. Però la notizia buona è che la quasi totalità di loro è andata a casa in salute. I neonati non hanno avuto effetti drammatici, anche se alcuni casi gravi li abbiamo avuti e abbiamo avuto chiaramente anche qualche decesso neonatale. Però abbiamo studiato sia la mortalità materna che la mortalità in utero, che la mortalità neonatale, e abbiamo visto che rispetto agli anni precedenti non è peggiorata nel nostro paese, e questo ci ha assicurato. Allora, dicevo, a settembre c'era la necessità di fare delle nuove indicazioni e si è detto: adesso abbiamo più informazioni sulla sicurezza e l'efficacia del vaccino, sappiamo che i virus che stanno circolando sono più aggressivi nei confronti delle mamme e dei neonati, allora è bene modificare le nostre indicazioni, ed infatti è stata fatta un'indicazione in cui si è detto a tutte le donne in gravidanza: vaccinatevi. Vaccinatevi perché adesso sappiamo che il vaccino è sicuro, sappiamo che il vaccino è efficace, vi protegge dalla malattia e vi protegge principalmente dal fare una malattia grave, dall'avere le complicazioni che possono poi rappresentare un fattore di rischio anche per i vostri piccoli, e quindi l'indicazione alla vaccinazione dalla sola categoria a rischio delle donne, vi ricordate quelle di cui avevamo definito l'identikit, è stata estesa a tutte le donne. Quelle donne lì a maggior rischio rimangono comunque sempre il target prioritario della vaccinazione, sono loro che devono sapere che per quei fattori di rischio per loro la vaccinazione è fortemente raccomandata ed è importante che si vaccinino per evitare complicazioni della gravidanza e complicazioni del neonato. Abbiamo detto la variante alfa, la variante delta comportano maggior rischio e quindi dobbiamo tenere d'occhio anche questo, bisogna genotipizzare i virus per sapere quali sono le varianti e sapere come comportarsi a seconda di quelle che circolano. Adesso dalla Omicron tutti sappiamo che circola tanto, che viaggia tanto veloce, ma che per fortuna dà una malattia più lieve perché interessa l'apparato respiratorio più superiore piuttosto che i polmoni in basso e quindi dà complicazioni più di rado, e sappiamo che la malattia, specie nei soggetti vaccinati, passa come una lieve influenza senza troppe complicazioni, e questo riguarda anche le donne in gravidanza. È chiaro che la situazione era molto diversa quando partivamo con la commercializzazione del vaccino, nessuno era vaccinato e quindi tutti eravamo ad altissimo rischio di contrarre l'infezione perché il virus circolava tanto e trovava tutti i soggetti suscettibili senza anticorpi. Oggi, grazie al fatto che gran parte della popolazione si è vaccinata, il virus circola in maniera diversa. Ci sono delle sacche di popolazione che sono a maggior rischio. Se vediamo come il virus adesso circoli molto nei piccoli che non sono vaccinati, chiaramente, perché mano a mano la popolazione adulta si è tutta vaccinata. Questo vale anche per le donne in gravidanza, quindi conoscere la copertura, sapere come si sposta la circolazione del virus, prima riguardava prevalentemente i soggetti in età avanzata, adesso abbiamo visto che mano a mano l'età media dell'infezione è scesa e questo ha rappresentato un maggior rischio per le donne in gravidanza perché sono le loro pari per età che vedono circolare maggiormente il virus mano a mano che tutte le persone più adulte invece sono protette dalla vaccinazione. Quindi capite come questo percorso di definizione delle indicazioni della vaccinazione sia effettivamente un percorso molto dinamico. Anche in quell'occasione, che è stata l'ultima raccomandazione del gennaio scorso, l'Istituto Superiore di Sanità, alla luce di tutti questi dati che vi ho raccontato, ha indicato il booster, la dose di richiamo, come raccomandata, indicata in gravidanza. Sempre con le stesse priorità, i soggetti a rischio, ma di nuovo, così come era indicata per tutti, è stata indicata anche la terza dose dopo la prima e la seconda.
aziende italiane dicono, raccomandano di fare il vaccino dal secondo trimestre di gravidanza, quindi raccomandano di non farlo nel primo trimestre. Questo ci differenzia un po' dal resto del mondo, soltanto la Germania ha fatto la stessa raccomandazione come l'Italia, mentre tutti gli altri hanno detto che la vaccinazione si può fare anche dal primo trimestre. Perché noi abbiamo preferito suggerire di farla dal secondo trimestre? Perché quando è stata fatta questa indicazione, che era a gennaio, era passato appena un anno dalla commercializzazione del vaccino. Quindi le informazioni a livello internazionale su come andasse la vaccinazione del primo trimestre erano effettivamente pochissime, perché erano poche le donne che erano state vaccinate nel primo trimestre e che avevano già partorito e che quindi permettevano di raccogliere informazioni sull'intero decorso della gravidanza fino alla nascita del bambino. Quindi questo numero contenuto non ci dava, diciamo, un'evidenza conclusiva sulla sicurezza e sull'efficacia del vaccino nel primo trimestre. In realtà il vaccino è sicuramente efficace anche nel primo trimestre ed è molto probabilmente altrettanto sicuro nel primo trimestre. Quindi il nostro è stato un atteggiamento molto prudenziale, dettato da cosa? Dal fatto che il primo trimestre di gravidanza è una finestra temporale molto delicata, come tutte le mamme sanno, perché è quella in cui si verificano gli aborti spontanei, che sono dettati dalla selezione della natura, che seleziona le gravidanze che non devono andare avanti per malformazioni, ma sono tanti, circa il 20-25% delle gravidanze esitano in un aborto spontaneo. E quindi raccomandare un vaccino su cui non ci sono evidenze conclusive sul primo trimestre in un periodo così delicato potrebbe facilitare il fatto che una donna che va incontro a un aborto spontaneo per un motivo assolutamente fisiologico, naturale, che sarebbe accaduto a prescindere dal vaccino, si potrebbe fare qualche domanda, noi donne siamo speciali in questo, nel farci sensi di colpa su quello che accade alla gravidanza ai nostri piccoli, e quindi questo è stato un atteggiamento prudenziale dettato dal fatto che in quel momento non c'erano ancora evidenze conclusive. Si stanno raccogliendo questi dati e sicuramente l'Istituto e il Ministero della Salute italiano, quando questi dati saranno sufficientemente robusti per dirci e confermarci quello che biologicamente noi sappiamo sarà, cioè che il vaccino è sicuro anche nel primo trimestre, l'indicazione sarà allargata. Di fatto poi il primo trimestre è un po' un falso problema, perché ora che ci accorgiamo di essere incinta sono passate 6-7 settimane. Ora che pensiamo se vaccinarci o meno, prendiamo l'appuntamento e facciamo la vaccinazione, probabilmente le 12 settimane sono già passate, quindi è decisamente un falso problema. E l'altro elemento che ci ha spinto a essere prudenti è il fatto che le complicazioni gravi per la mamma riguardano di solito il terzo trimestre, cioè queste polmoniti avvengono di solito tardivamente in gravidanza, e quindi la vaccinazione già dal secondo trimestre è più che sufficiente per proteggere le mamme in gravidanza. Allora, perché sto cercando di darvi tutti questi dettagli e queste informazioni del percorso decisionale? Perché credo che per i cittadini sia importante comprendere come le istituzioni pubbliche che hanno a cuore la salute pubblica del paese procedano per prendere delle decisioni, come queste decisioni delle volte siano anche molto prudenti, perché questa decisione di raccomandare dal secondo trimestre, lo capite da voi come ve l'ho spiegata, che è stato un eccesso di prudenza nel Regno Unito, negli Stati Uniti, in molti paesi europei hanno raccomandato tranquillamente dal primo trimestre. Io credo che sapere queste cose dia fiducia al cittadino nei confronti dell'istituzione, quindi questo è il modo in cui i ricercatori dell'Istituto Superiore di Sanità rispondono a una domanda così complessa, è il modo con cui continuano a raccogliere informazioni, a studiare le evidenze scientifiche per sapere quando modificare la raccomandazione e come garantire un'indicazione che possa al meglio proteggere la salute delle donne in gravidanza e dei loro bambini. Questa pandemia è arrivata imprevista e ci ha trovati impreparati. Nella mente di noi cittadini di solito c'è l'idea che comunque le istituzioni pubbliche debbano avere una soluzione per tutto. Quando non ci sono evidenze, quando non c'è conoscenza, quando si annaspa perché non si conosce il virus, e questa era la situazione all'inizio, tutto è molto difficile, le scelte sono molto difficili. Pensate ai clinici che hanno dovuto affrontare questa malattia senza sapere nulla di questo virus, come curarlo, quali fossero i farmaci efficaci, se fosse necessario farli, quale fosse il suo decorso. Quindi questo lo dico proprio per comprendere la complessità della gestione di queste decisioni. Quando le decisioni riguardano la salute pubblica, quindi l'intera popolazione, sono ancora più delicate. E io credo sia importante sapere che questo è il modo in cui le istituzioni pubbliche italiane si muovono per garantire la salute pubblica del paese. È un po' diversa la situazione dalla gravidanza rispetto all'allattamento. In gravidanza abbiamo il problema di gestire la salute non solo della mamma, ma anche del nascituro. In allattamento il bimbo è nato.
Quindi per la mamma possiamo far valere quello che sappiamo per tutte le donne in età riproduttiva, e quindi sappiamo che il vaccino è sicuro, che il vaccino è efficace e lo raccomandiamo. C'è però un bimbo che viene allattato dalla mamma, allora ci dobbiamo preoccupare anche se attraverso il latte si possa veicolare l'infezione da una mamma che si infetta, oppure se la vaccinazione della mamma che allatta possa comportare dei rischi per il bambino. Questo è stato chiaro fin dall'inizio. Vi ricordate quando dicevo la prima vaccinazione per le donne in gravidanza è stata riservata come raccomandazione alle donne a maggior rischio, ma non a tutte? Già in quell'occasione, per le donne in allattamento, l'Istituto Superiore di Sanità, il Ministero della Salute e l'AIFA hanno detto che le donne in allattamento si possono vaccinare tutte. Quindi questo non è cambiato mai, è rimasta sempre la stessa indicazione. Vaccinatevi in allattamento, perché questo vi protegge dall'infezione. Abbiamo visto addirittura che nel latte della mamma passano gli anticorpi dalla mamma al bambino e quindi si potrebbe avere una protezione anche per il neonato. Non c'è alcuna indicazione a cambiare il calendario vaccinale del bambino che prende il latte della mamma che si vaccina, e non c'è alcun rischio di salute per il neonato. Quindi da questo punto di vista la vaccinazione in gravidanza è molto in allattamento, scusate, è molto diversa da quella in gravidanza. L'indicazione è di vaccinare tutte le mamme senza modificare in alcun modo la pratica dell'allattamento. Quindi io oggi faccio il vaccino, non devo sospendere l'allattamento, non devo modificare l'allattamento, non devo inserire un allattamento artificiale, devo continuare ad allattare il mio bambino, perché questo produce dei benefici di salute certi, enormemente più importanti di quelli che potrebbe darci un allattamento artificiale. Su questo abbiamo ormai montagne di letteratura, non c'è niente di più benefico per i bambini del latte della mamma. Quindi questo è un messaggio molto molto importante. Tutte le mamme in allattamento che desiderano vaccinarsi o che devono fare la seconda dose, la dose di richiamo, lo possono fare con serenità senza in alcun modo modificare l'allattamento. Molte donne poi si vaccinano nel terzo trimestre, e questo potrebbe coincidere anche con le altre vaccinazioni che sono raccomandate in gravidanza, che riguardano l'influenza e la pertosse. L'indicazione è che si possono fare anche contestualmente, quindi non rappresentano una controindicazione, non dobbiamo rinunciarvi per il fatto che scegliamo di fare la vaccinazione contro il Covid. Ecco, mi sembra di avere raccontato tutto, quindi alla luce di questo, quali sono le indicazioni che sono emerse, le più recenti, per la vaccinazione? Le donne in gravidanza sono invitate, e le donne in allattamento sono invitate a vaccinarsi, sia con la prima, con la seconda, che con la dose di richiamo, dal secondo trimestre di gravidanza, per i motivi che abbiamo visto. Possono contestualmente fare le vaccinazioni indicate in gravidanza, le donne in allattamento possono tranquillamente continuare ad allattare il loro bimbo, anzi non devono assolutamente sospendere l'allattamento per questo motivo. I vaccini da mRNA, sappiamo che ne esistono altri, tutte le informazioni che vi ho dato riguardano i vaccini da mRNA, quindi Pfizer e Moderna sono i vaccini commercializzati ad mRNA nel nostro paese, e questi sono i vaccini che vengono offerti alle donne in gravidanza. Sappiamo che sono vaccini con una tecnologia nuova, sappiamo che questo mRNA viene degradato rapidamente, e questo ci conforta sul fatto che non ci siano affatto rischi né per la mamma né per il feto. E credo di avervi detto tutto, spero che queste informazioni siano sufficientemente chiare. Sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità trovate le indicazioni dell'istituto per le prime, le seconde, le terze di cui abbiamo parlato, con tutto ciò che ho cercato di spiegarvi in parole semplici, a disposizione sia per i cittadini che per i professionisti sanitari. Aspetto che abbiamo imparato dallo studio coordinato dall'Istituto Superiore di Sanità sul Covid in gravidanza riguarda la qualità dell'assistenza durante la gravidanza e il parto. Allora, tutti sappiamo che quando è arrivato questo virus gli ospedali si sono trovati in grande pressione, in grande difficoltà. I reparti di ostetricia e ginecologia in particolar modo si sono trovati in grande difficoltà, perché non si sapeva se questo virus era pericoloso per le mamme e per i neonati, non si avevano tutte le indicazioni che abbiamo oggi, e contemporaneamente, vi ricordate, c'è la difficoltà a avere dispositivi di protezione individuali per i medici e per le ostetriche, e quindi
tutti sappiamo quanto dura un travaglio di parto, vi rendete conto quanto fosse difficile per il personale che assiste al travaglio di parto poter garantire l'assistenza, scafandrati in quel modo, stare a lungo accanto alla donna cercando di garantire un'assistenza sempre dalla stessa persona. Quindi all'inizio era tutto molto complicato e le prime cose che sono state diciamo messe in discussione, alle quali si è dovuto rinunciare, sono proprio tutti quei diritti che le donne hanno conquistato nell'assistenza al parto, che riguardano la possibilità di avere una persona di fiducia durante il travaglio al parto accanto a sé, scelta dalla donna chiaramente, o la possibilità di non essere separati immediatamente alla nascita dal neonato, di fare un pelle a pelle, cioè di mettere il neonato o la neonata sul torace della mamma, di farli stare pelle a pelle a contatto, perché sappiamo che questo è molto importante per lo sviluppo del bambino. Di allattarlo precocemente, di tenere il neonato in camera, quello che si chiama il rooming in, per poter condividere la stessa stanza e quindi facilitare l'allattamento. Tutto questo è stato compromesso perché all'inizio c'era il timore che i bambini potessero prendere l'infezione dalla mamma e quindi venivano separati dalla mamma, c'era il timore che di far entrare altre persone in sala parto perché non c'era nemmeno l'organizzazione per gestire tutto questo. Tutto questo nel tempo è andato poi migliorando e devo dire che già dopo pochissimi mesi, già ad aprile, c'erano le raccomandazioni dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, dall'UNICEF, ma anche dalle società italiane di ostetricia e ginecologia, di neonatologia, in cui si diceva non separiamo le mamme dai bambini, continuiamo a far allattare le mamme perché questo è protettivo per i bambini, è importante, cerchiamo di rispettare, di far entrare il partner o comunque la persona di fiducia scelta dalla donna in sala parto. È stato difficile fare tutto questo, alcuni ospedali sono stati in grado di organizzarsi meglio, altri meno. Abbiamo visto anche un grande gradiente tra nord, centro e sud, che ha visto un nord che nonostante sia stata l'area geografica del paese più colpita, più duramente colpita e precocemente colpita senza preavviso, ha saputo fare meglio del centro e del sud perché ha saputo organizzarsi meglio. Allora, cosa è successo? È successo che solo il 33% delle mamme ha potuto far entrare una persona di fiducia con un tampone negativo, ovviamente, in sala parto durante il travaglio parto. È poco rispetto a quello che è lo standard abituale. La totalità delle mamme fa entrare una persona di fiducia in sala parto oggi in Italia. Quindi vedere che solo un terzo ha potuto farlo ci dispiace profondamente. Questo terzo però ha avuto una grande variabilità geografica. È stato pari al, mi pare, 40% al nord e purtroppo inferiore al 10% al sud. Quante mamme sono state separate dai bambini alla nascita? Il 45% delle mamme sono state separate dai bambini, dai loro neonati alla nascita. Troppo alto, questo non avviene abitualmente. Quante mamme hanno potuto fare il pelle a pelle? Di nuovo, solo un terzo del totale delle mamme ha potuto fare il pelle a pelle col proprio bambino. Meglio sull'allattamento e sul rooming in. L'allattamento abbiamo avuto un 79% di neonati che hanno ricevuto il latte della mamma o direttamente al seno o il latte spremuto e abbiamo avuto circa un 70% di mamme che hanno potuto tenere il bambino nella stanza con loro durante la degenza ospedaliera. L'altro dato riguardava la modalità del parto. Su questo invece i ginecologi italiani sono stati bravissimi. Le indicazioni sempre intorno a marzo-aprile, quindi proprio all'inizio della pandemia, sono state di dire non facciamo un cesareo per il Covid non richiede una modalità di espletamento del parto che non sia naturale, vaginale, ma sia invece attraverso il taglio cesareo. E questo comunque all'inizio era difficile da accettare sempre, perché c'era questo timore della trasmissione del virus anche attraverso il passaggio nel canale del parto da parte di alcuni, però queste erano le indicazioni e su queste indicazioni i ginecologi italiani si sono mossi molto bene, molto meglio dei ginecologi del Regno Unito, dell'Olanda, di altri paesi europei, cosa che di solito non accade perché noi purtroppo facciamo troppi cesarei in Italia, troppissimi rispetto ad altri paesi. E questa volta, pur partendo da una percentuale più alta degli altri, abbiamo mantenuto una percentuale più contenuta. Venivamo da una percentuale nell'anno precedente del 32% di cesari, siamo passati al 34%, quindi un incremento non significativo è dettato dal fatto che per quelle donne che hanno complicazioni gravi, chiaramente il cesareo va fatto per far nascere il bambino e permettere alla mamma di respirare meglio. Quindi una crescita fisiologica che risponde a delle indicazioni appropriate. Mentre in altri paesi abbiamo avuto percentuali che sono arrivate anche al 45-50%, in Cina addirittura tutte sono state cesarizzate, ma in paesi come il Regno Unito, che viaggiano
sono abitualmente su percentuali più basse delle nostre, vedere una percentuale di cesarei che supera il 40% ha molto stupito. Quindi da questo punto di vista dobbiamo fare i complimenti ai nostri ginecologi ostetrici italiani che hanno saputo far bene. Dobbiamo invece far meglio per quello che riguarda l'assistenza al periparto. Collego questo discorso e vi ho dato questo approfondimento per collegarlo alla vaccinazione, perché vaccinarsi vuol dire anche proteggersi da questo genere di eventi avversi. Vuol dire poter fare un percorso assistenziale alla nascita che non risente dell'organizzazione dei percorsi Covid, perché se io sono vaccinata e non sono positiva al virus quando mi ricovero per partorire, non finisco dentro un reparto in cui rischio di essere separata dal mio bambino, rischio di non poterlo allattare, rischio di non poter avere il mio partner accanto nel momento del parto e tutto quello che vi ho raccontato. Quindi questo è, diciamo, un altro elemento a favore della scelta di vaccinarsi, così come lo è quello di poter fare tutte le cose che chi si è vaccinato può fare comunemente, anche al di fuori delle donne in gravidanza, grazie alla protezione che la vaccinazione conferisce.